È un'idea, un'iniziativa che è partita appunto all'inizio quando mi sono insediata proprio per arginare la chiusura dei musei, no? Perché purtroppo sono stati veramente questi luoghi di cultura chiusi per troppo tempo e quindi questo virtual tour è nata da tutte le esperienze ovviamente virtuose che poi il lockdown ha suscitato, ma sono delle esperienze digitali che devono continuare perché ha una valenza ancora più importante di incentivare proprio anche i visitatori che possono immergersi già nella bellezza di questi due musei, perché abbiamo iniziato questo percorso da Ascoli e Macerata, proprio per incentivare le persone a visitare questi luoghi. Come dicevo, è un inizio, un progetto iniziale perché saremo contenti come Regione Marche di coinvolgere più comuni possibili, soprattutto di fare questi virtual tour nei musei più rappresentativi della nostra regione, proprio per dargli risonanza e per anche attrarre un pubblico che magari non saremmo riusciti ad accattivare con altri modi, con altre modalità.